Mancano 62 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello Scorpione. La chiesa ricorda San Gerardo la Porta. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gerardo. Il nome ha origine germanica e significa valoroso con la lancia. Il numero porta fortuna è l'8, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'agata. Accadde oggi. Il 30 ottobre del 1938 Orson Welles trasmette per radio un adattamento de La guerra dei mondi. Il programma scatena il panico in gran parte degli Stati Uniti, dato che molti radioascoltatori credono che la Terra stia effettivamente subendo l'invasione da parte di una bellicosa flotta di astronavi aliene. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 30 ottobre ricordiamo Diego Armando Maradona, il conduttore radiofonico Pasquale Di Molfetta e Nart Linus. La citazione del giorno. Cos'è in fondo il cattivo gusto? È invariabilmente il gusto dell'epoca che ci ha preceduto. Gustave Flaubert. Dice il saggio. Chi non dubita di nulla è capace di tutto. Il bel paese. In un bosco di querce e ciliegi, vicino a Villar San Costanzo in provincia di Cuneo, semi nascoste dalla fitta vegetazione, si trovano 479 piramidi di terra chiamate Ciciu. L'origine di queste piramidi è naturale. Secondo gli scienziati, sono state create durante l'ultima era glaciale dallo scioglimento dei ghiacci. Attorno a queste singolari formazioni sono nate però diverse leggende popolari. La più famosa vuole che i Ciciu siano in realtà dei soldati romani pietrificati da San Costanzo, patrono di Villar.